Vediamo ora altre formule che sono utili per risolvere gli esercizi. Questa formula mette in relazione la velocità angolare e la frequenza. Abbiamo visto prima che la velocità angolare si può calcolare come l'angolo giro 2π radianti diviso il periodo. Ma siccome il reciproco del periodo 1 su t è la frequenza, allora abbiamo immediatamente che la velocità angolare si può esprimere come 2π per f. Un'altra formula importante è quella dell'accelerazione centripeta. Si può dimostrare con questa costruzione geometrica che il valore dell'accelerazione centripeta, che ricordiamo è questo vettore diretto sempre verso il centro, il suo valore si può calcolare con queste due formule, v al quadrato diviso r, la velocità scalare al quadrato diviso il raggio, oppure la velocità angolare al quadrato per il raggio. Basta ricordarsi la prima formula e l'altra la possiamo ricavare facilmente sostituendo alla velocità scalare quella angolare per il raggio. Cioè al posto di v andiamo a sostituire omega r e otteniamo subito quest'altra. Questa formula dell'accelerazione centripeta è anche abbastanza intuitiva. Ricordiamo infatti che esiste l'accelerazione nel moto circolare uniforme perché il vettore velocità cambia continuamente direzione. E questa freccia verde è la variazione di velocità. Allora, se il punto sul bordo della ruota gira molto rapidamente con grande velocità, allora la sua direzione cambia più in fretta, quindi questo vettore velocità subisce rapide variazioni nella sua direzione. E questo spiega come mai la velocità si trova al numeratore in questa formula, perché più ruota rapidamente il punto e più rapide saranno le variazioni della sua velocità. Si può capire anche perché c'è il raggio al denominatore, in quanto se la circonferenza è più stretta, per esempio anziché 10 cm fosse 1 cm solo, allora queste variazioni di velocità sarebbero molto più rapide, perché avvengono su una circonferenza più stretta. Quindi con un piccolo raggio l'accelerazione centripeta diventerebbe più grande. A indicare rapidità, una rapidità maggiore nella variazione della velocità vettoriale. Infine abbiamo queste ultime due formule che sono un modo diverso di scrivere la velocità scalare e la velocità angolare. Infatti la velocità scalare è l'arco percorso diviso il tempo e l'arco percorso è la differenza tra la posizione S meno la posizione iniziale S0. Il tempo trascorso invece è t meno t0. Allo stesso modo la velocità angolare è l'angolo spazzato, sarebbe l'angolo finale meno l'angolo iniziale diviso l'intervallo di tempo. Quindi questo è delta S diviso delta t e questo è delta alfa diviso delta t. Quindi le definizioni delle due velocità. Dal punto di vista grafico, queste formule significano che all'istante che noi chiamiamo t0 e che immaginiamo quasi sempre convenzionalmente pari a 0 secondi, in quell'istante l'oggetto si trova nel punto A, che noi faremo sempre partire l'oggetto dall'estremità destra. Quindi qua c'è t0 che vale 0 secondi. E in quella posizione di solito poniamo S0, cioè la posizione iniziale, uguale a 0, come vediamo qui S0 l'abbiamo sbarrato. Facciamo passare quindi un certo tempo t, il punto diciamo che arriva nel punto P, e adesso la sua posizione sarà S. S tra parentesi t vuol dire la posizione che ha raggiunto il punto dopo un certo tempo t, cioè all'istante t. Allora facendo la formula inversa noi andiamo a ricavare questa posizione finale, S uguale S con 0 più VT, S con 0 abbiamo detto che non c'è, vale 0, e quindi abbiamo finalmente la formula che ci dà la posizione finale del punto dopo un certo tempo t. È la solita formula del moto che avviene a velocità costante, quindi posizione finale uguale velocità per tempo. È come la formula del moto rettilineo uniforme, solo che qua la traiettoria non è rettilinea ma è circolare. Ma la formula è la stessa, posizione finale, quindi l'arco totale descritto uguale velocità per tempo. Qui abbiamo la stessa cosa con la velocità angolare, delta alfa su delta t. La posizione iniziale abbiamo detto è questa, A,
a cui corrisponde un angolo pari a 0, perché gli angoli per convenzione si cominciano a misurare, ad aprire da questo angolo iniziale che vale 0. E infatti qui abbiamo cancellato alfa 0 perché vale 0. Ricaviamo quindi l'angolo alfa uguale omega t. Alfa è l'angolo descritto dopo il tempo t ed è l'angolo che corrisponde alla posizione P, cioè questo punto che è andato da A a P ha descritto l'angolo alfa da 0 gradi fino a questo angolo qua. E vediamo che la formula per calcolare questo angolo alfa è uguale alla formula precedente, soltanto che essendo l'angolo una grandezza angolare, mentre invece l'arco è la sua corrispondente grandezza lineare, la formula è identica a quella sopra, con la differenza che al posto della velocità lineare c'è la velocità angolare. Cioè, in altre parole, questa formula qua è la stessa lineare, diciamo, soltanto che presenta al posto delle grandezze lineari le corrispondenti grandezze angolari. Perciò l'arco è sostituito dall'angolo e la velocità scalare è sostituita dalla velocità angolare. La formula lineare rappresenta il punto che si muove sul bordo del disco, la corrispondente formula angolare invece rappresenta l'angolo che viene descritto. Nella prima formula c'è la velocità con cui cammina questo punto sul bordo, che è v. Nella seconda formula c'è omega, che è la velocità con cui, velocità angolare, con cui si apre questo angolo alfa. In conclusione, queste due formule servono a calcolare quanta strada, quanto arco ha percorso il punto P dopo un certo tempo t e quanto angolo ha descritto quel punto sempre dopo il tempo t.